Da questa settimana a Padova i tamponi si fanno nello stadio di calcio. Come mai è venuto qui? Perché ero rientrato dall'estero 20 giorni fa e volevo rifare un controllo, anche perché è un'attività di servizio pubblico e volevo accertarmi di essere a posto. Ho fatto il sierologico e sono risultato positivo. E potrebbe essersela presa? Al lavoro, credo. Da scuola, immagino. No, no, da attività parrocchiali. Ho fatto diverse attività e ce ne sono un paio di positivi. Tre compagni positivi. Quindi vi hanno mandato qui dalla scuola? Sì. L'ho presa bene perché ora mio figlio è negativo, era uno dei positivi. Ci sono persone di tutte le età, vengono dalla scuola, vengono dalle aziende, vengono dai patronati. Il problema in Veneto sono i numeri rispetto a ieri, 1.083 positivi contro i 490 del giorno precedente. Ecco, io le faccio vedere, faccio all'inverso e io sono proprio qui allo stadio Euganeo per il punto screening dell'US. Il bollettino di questa mattina è un bollettino che dà già 1.000 casi, però abbiamo verificato c'è stato un problema di caricamento dei dati tra un'azienda sanitaria e il sistema regionale. Può essere che ci sia stato un momento, questo momento estivo, in cui abbiamo un po' allentato l'attenzione un po' di più ai cittadini. C'è un po' di tutto nei ricoveri, quello che bisogna tener conto è che si è abbassata molto l'età media. E posso dire che la settimana scorsa abbiamo ricoverato due pazienti in rianimazione, uno era nato nel 76, uno era nato nel 1981. Vedete tantissimi ragazzi universitari con le mascherine, ovviamente poi ci sono dei momenti di lassismo, tra virgolette, in questo caso una festa di laurea dove ovviamente ci si abbassa la mascherina per fare la foto. I tuoi invitati cosa hai detto? Non contatti, mascherina a tutti i costi, mia mamma mi ha obbligato a non dover salutare nessuno, come giusto che sia. Però comunque le limitazioni non ti permettono più di fare quella festa che magari si faceva prima, dopo io ho smesso anche di bere. Si pensava che il Veneto fosse immune, tra virgolette, ma c'è una falla, c'è una problematica. Dove sta l'inghippo? L'inghippo è il virus. Il problema è che allora noi ci siamo un po' lasciati andare eccessivamente durante l'estate. Per in questo momento, secondo me, più che le imposizioni serve veramente stimolare le persone a cambiare stile di vita. Purtroppo prima o poi lo prendiamo tutti, perché si passa.